Con l'arrivo del Tiger II tedesco sui campi di battaglia, gli americani svilupparono un carro armato pesante per rivaleggiare con il King Tiger. Il T-29 era un prototipo di carro armato pesante, la cui produzione iniziò nel marzo 1944. Le sue specifiche erano superiori a quelle del Tiger II, con un cannone da 105 mm, un peso di 60 tonnellate e una corazza anteriore di 279 mm sulla torretta. Il progetto del T-29 fu prontamente sostituito dal T-30, un carro armato più avanzato con un cannone da 155 mm, oltre a modifiche al motore e all'aggiunta di un sistema automatico per il caricamento delle munizioni. Il T-29 e il T-30 dovevano entrare in combattimento nel 1945. Tuttavia, la guerra finì quell'anno e i carri armati pesanti americani non ebbero molte possibilità di dimostrare la loro efficienza in battaglia.